Noi abbiamo con questo piano urbanistico complessivo di fatto disegnato le aree e dato il titolo ai luoghi, poi nel tempo si costruiranno gli oggetti che andranno a vivere in quegli spazi, che abiteranno quegli spazi, ma quello che è chiaro è che la Giunta Ghinelli ha definitivamente dato un volto al futuro del Pionta. Approvato dalla Giunta il piano generale di utilizzo relativo all'area del Colle del Pionta. È ovvio che gli interventi urbanistici precedono e seguono gli interventi strutturali, quindi è evidente che lì si faranno degli interventi concreti, cioè di azioni, di immobili. La riqualificazione edilizia ed urbanistica del Colle era stato oggetto anche del processo partecipativo Rigeneramenti Riabitare il Parco del Pionta, che ha consentito di individuare le tematiche legate all'attuale utilizzo dell'area e di evidenziare le esigenze per il futuro della zona. Unisce gli interventi che la ASL sta facendo importantissimi con il PNRR Missione 6 Sanità, ma li unisce con una serie di interventi di tipo ambientale, sociale, culturale, legato alle attività dei giovani, alle attività sportive, riconsegnando finalmente al Pionta una identità territoriale di grande ricucitura verso una idea che è quella di un luogo che è il simbolo di Arezzo e che oggi trova una sua declinazione per il futuro. Priorità del progetto è rendere più accessibile l'area del Colle. Il parco deve essere attraversato, io devo partire da un ingresso e arrivare all'altro ingresso. In realtà il Pionta non viene vissuto così, quindi noi abbiamo come prima idea progettuale previsto tre nuovi ingressi pedonali, cioè lasciare la macchina e quindi prevedere anche dei parcheggi e poi iniziare questa camminata che collegherà l'area sia del Baldaccio, l'area un domani del terzo luogo, quindi l'ex scalo merci delle ferrovie, a tutto il Colle del Pionta, che poi è collegato, come sappiamo, con la zona sud della città.